Allora a questo punto invece vorrei anche spostare l'attenzione su un altro ospite che ormai è in collegamento e voglio intanto salutare e augurare buon pomeriggio al nostro amico Agostino Portanova. Ciao Agostino! Ciao Beppe e a tutti i tuoi radioascoltatori, buonasera! Bene, buonasera a te, ti abbiamo fatto attendere un po', però comunque sei qui presente e protagonista del Baby Show. E allora Agostino, dando un po' qualche riferimento di te, raccontaci un po' chi è Agostino Portanova per i più che magari non possono sapere, perché appunto è un ospite che è in collegamento da Palermo, ricordiamolo. Sì, ma più di una volta mi hanno definito un personaggio molto eclettico, io non so se è così. Nel senso che mi occupo di tante cose, in modo particolare sul piano culturale. Ora da circa 8 a 10 anni mi occupo anche di moda, però la mia verve è sempre stata quella di scrivere. Di fatto edito una rivista che si chiama Oggi Italia Magazine e sto completando una collana di libri, tra cui domani all'università, possiamo dirlo dopo, certo, certo. All'università Unicusano presenterò un pezzo di questa collana che si chiama Tempi Nuovi, che la memoria vuole essere una memoria storica della Prima Repubblica, quindi sul piano sociale, sindacale e politico, e da un punto di vista di memoria storica appunto come giornalista. Ecco, questa è la... In sintesi questo è appunto il sunto di quello che Agostino insomma sta facendo, però vorrei che parlassi un po' appunto di questo appuntamento che ci sarà prossimamente, se non sbaglio qui ad Agrigento. Sì, ecco, è ad Agrigento all'Università Unicusano di via Mazzini, se non ricordo male, domani alle ore 17. E io sarò là con un fotografo e una ragazza che mi accompagna sempre in tutto il tour, dove che io ho presentato e continuo a presentare questi libri in tutta l'Italia. Figurati, siamo stati a Roma, a Firenze, a Bergamo, e poi nel Salernitano. In Sicilia l'ho battuta a destra e a manca, quindi figurati. Ecco, quindi allora Agrigento domani ti vedrà protagonista nella presentazione di questa tua ultima fatica, ecco. Ma guarda, l'ultima fatica veramente io la individuerei a gennaio, quando esce l'ultimo volume, perché sono a blocchi di 10 anni, perché la memoria storica va, secondo me, è scritta a 10 anni a 10 anni. Difatti io ho fatto al 44 al 70, che sarà il volume che presento domani, Politica e sindacato in Sicilia e in Italia, dal 1944 al 1970, 44 perché l'entrata degli americani, insomma, eccetera eccetera. Poi ho fatto gli anni 70, i cosiddetti anni di piombo, dove presenterò successivamente, spero, anche ad Agrigento, e poi chiudo con gli anni 80 e la fine della Prima Repubblica, che esce però a fine gennaio, quest'altro volume. La collana è Tempi Nuovi, sì. Vuole essere una memoria storica per quelli come me che la stiamo perdendo, ma per le nuove generazioni che non l'hanno mai avuta, non per colpa loro, ma perché non hanno vissuto questi anni. Certo, infatti appunto tu parli adesso di questo aspetto che è rapportato ai giorni nostri, in effetti ci pone in una condizione completamente diversa rispetto a quello che appunto è stato la fatica, le vittorie conquistate, vero? Sì, senz'altro è così, solo che bisogna avere sempre una memoria, perché come diceva Sciascia, che voi conoscete perfettamente, sì, Leonardo Sciascia, è un paese che non ha memoria storica, è un paese che non ha futuro. E allora io credo che la memoria deve essere sempre vigile affinché errori che sono stati fatti anche in modo pesante non si abbiano più a ripetere, e che serve la memoria storica anche per costruire il futuro sulla base di tante conquiste positive che sono state fatte, sia sul piano sociale, politico, sindacale. Oggi però viviamo un momento un poco particolare, perché il contesto è più globalizzato, c'è l'Europa e quant'altro. Siamo in questa fantomatica seconda repubblica dove
è tutto ancora da vedere come finirà. Ecco, io non mi voglio pronunciare, certo, perché essendo uno che valuta da un punto di vista giornalistico le cose e raccoglie la memoria storica, non sono mai di parte. Poi le mie idee me li tengo per me, voglio dire. Però io, insomma, curiosamente volevo anche farti appunto una domanda impegnativa in merito a questo, perché dal momento che abbiamo già ben descritto la situazione particolarmente grave di cui l'Italia adesso è insomma sta vivendo il suo momento, non so. Beh, sicuramente non è che sei l'esperto di turno perché non hai la bacchetta magica tra le mani, però dico, un punto di svolta secondo il tuo pensiero quale potrebbe essere? Ma intanto ti dico subito in maniera molto sprezzante che non esiste più la politica, quella con la P maiuscola, perché non esistono più i partiti, quello con la P e quelle con le P maiuscole. E se c'è l'antipolitica, beh, perché c'è la cattiva politica. Perché diversamente non avrebbe motivo di esistere l'antipolitica, se vi fosse la politica quella vera. E allora questo ha comportato nel nostro paese una diffusione molto capillare della corruzione, che non è la Tangentopoli del 92-93, qua siamo a livelli oramai sproporzionati e lo stiamo vivendo, per cui bisognerebbe dare un colpo di spugna, azzerare purtroppo, devo dire, in modo la classe politica in modo trasversale. Certo, non tutte l'erba se ne può fare un fascio, per carità, ma sai, purtroppo la gran parte di classe politica oramai è da mandare via, e rimettere al centro i veri valori di libertà, di democrazia, di progresso, che sono i valori di una politica vera, sana, seria, per le nuove generazioni. Ecco, bravo, hai detto bene, è un aspetto che noi ci auguriamo come speranza, e quindi io a questo punto voglio che tu ricordassi nuovamente quello che succederà domani e quindi l'appuntamento. Alle ore 17 all'Università in via Mazzini Unicusano presento politica e sindacato in Sicilia dal 1944 al 1970, è scritto da me, che è il primo volume della famosa catena dei tempi nuovi, perché l'ho chiamato così, è proprio una sequenza, e dove mi auguro che ci siano tanti ragazzi, tante giovani generazioni, perché a loro bisogna rivolgersi e parlare. Ecco, noi ti vogliamo ringraziare per la tua presenza, anche se in collegamento, mi auguro che qualche volta possa tu invece venire fisicamente qui nei nostri studi per parlarne. Perfetto. E per parlare dei tuoi prossimi lavori. Agostino, ti ringraziamo e ti auguriamo una buona serata. Grazie e un in bocca al lupo sempre. A tutti i tuoi radioascoltatori di Agrigento. Ciao. Grazie ancora, buona serata. Ciao, ciao. Il Betty Show continua. Il Betty Show, tutti i martedì e giovedì dalle 17 alle 19, condotto da Giuseppe Amorelli. L'appuntamento con la musica, l'informazione, curiosità, interviste ed ospiti in studio.